agli iscritti che hanno sottoscritto il referendum relativo al rientro in giunta del PRC. L'assemblea pubblica a cui parteciperà il compagno della segreteria nazionale Gianluigi Pegore. L'assemblea pubblica a cui sono stati invitati, oltre i compagni che sono qui presenti, tutti i compagni anche aderenti alla linea di maggioranza della federazione, ma minoranza a livello nazionale, che fa capo a Michi Vendola. Ma a quanto pare di questa assemblea pubblica non interessa né al segretario della federazione di Frosinone né tantomeno agli altri compagni che a quella maggioranza fanno riferimento. La necessità di fare questa assemblea oggi deriva da un fatto molto importante, che ci troviamo ad affrontare una situazione politica nazionale particolarissima, gravissima, in cui il nostro partito è chiamato a svolgere quel ruolo di opposizione che gli compete da sempre, ma soprattutto quel ruolo di ricostruzione del conflitto sociale di cui oggi se ne avverte una necessità impellente. Negli ultimi mesi abbiamo assistito a un attacco a tutto tondo da parte del governo Berlusconi, un attacco che è stato drammatico e che ha colpito vasti settori della società, ha colpito gli enti locali, ha colpito la sanità, ha colpito la scuola, ha colpito l'università, con tutta una serie di provvedimenti che di fatto hanno solamente contribuito ad aumentare il problema della precarietà, che è un problema che era già di per sé grave, e nello stesso tempo hanno minato e ridotto in maniera spaventosa diritti e garanzie che comunque erano state conquistate nel corso delle lotte sociali avvenute nel corso di tutti questi anni. Di fronte quindi a questo attacco becero che viene dal governo Berlusconi, con i provvedimenti sull'immigrazione, con i provvedimenti sul lavoro, con i provvedimenti sulla scuola, è necessario che il nostro partito riacquisti quel suo ruolo fondamentale nella società italiana, quindi appunto quel suo ruolo di opposizione e ricostruzione del conflitto sociale. Noi a questo appuntamento, quindi a questa fase così delicata, ci arriviamo dopo una fase pure particolare che ha affrontato Rifondazione Comunista, quindi la batosta elettorale che ci ha lasciato tutti quanti un po' sconcertati, un po' così, e soprattutto la dialettica, il dibattito forte che c'è stato durante la fase congressuale. Congresso che si è concluso con il Congresso Nazionale di Chianciano, e congresso che ha sancito una linea politica chiara e precisa a cui questo partito si è vincolato a rispettare. Una linea che partiva fondamentalmente da una cosa importante, la necessità avvertita di riportare il partito sui territori, quindi il partito vicino alla gente, il partito nei conflitti e nelle vertenze territoriali, il partito là dove le persone, i cittadini hanno bisogno di essere sostenuti ed aiutati. Ci rendiamo perfettamente conto che ci troviamo in una situazione dove c'è un governo che di fronte a una crisi bancaria si è spronato immediatamente a trovare delle soluzioni, a prestare delle garanzie, a trovare i fondi necessari per ripianarla, garantendo soprattutto appunto banche e banchieri, ma da un'altra parte non ci sono stati tutti quei provvedimenti volti a risolvere la crisi reale che colpisce effettivamente le famiglie, i lavoratori e chi tutti i giorni si trova ad affrontare la via, chi tutti i giorni, tutte quelle persone che ormai trovano sempre più difficoltà ad arrivare alla fine del mese. Quindi oggi noi vogliamo chiarire un po' quale sarà il nostro ruolo all'interno di questa situazione. È arrivato il compagno Pegolo, la sede nazionale, la compagna Alba. Come organizziamo questo? Ciao.
quindi dicevo, nell'ultimo mese ci siamo resi conto che qualcosa comunque nella società si muove, no? Il grande risultato che ha avuto la manifestazione di cui noi siamo stati come partito tra i promotori del 13 ottobre, che ha avuto un successo grandissimo, le manifestazioni che si sono poi succedute nel corso dei giorni degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie, cioè fanno capire dei lavoratori, dei precari, fanno capire che comunque nella società qualcosa è pronto a muoversi. Dobbiamo noi adesso capire in che modo questo partito deve entrare nella società, farsi promotore quindi della politica necessaria a risolvere e a dare delle risposte ai bisogni dei cittadini. Quindi diciamo, noi siamo arrivati ad oggi, che comunque siamo usciti da questo congresso, che una linea chiara a questo partito l'ha data. La linea chiara è quella di la necessità di rilanciare e ripartire la Rifondazione Comunista, ripartendo dalla Rifondazione Comunista là dove siamo stati sempre abituati ad operare, quindi tra le piazze, tra la gente, tra le vertenze territoriali, tra i precari, tra i disoccupati, tra i lavoratori, tutte quelle classi comunque sociali che questo partito si è fatto da sempre rappresentante. Ma in questo congresso è stata sancita una cosa che è fondamentale e che è stata sancita proprio perché ne è scaturita la necessità durante il dibattito territoriale, cioè quello di rendere attivi, quindi nella presa delle decisioni, nel svolgimento della politica di Rifondazione Comunista, tutti gli iscritti e i simpatizzanti di Rifondazione, anzi ancora di più, l'obiettivo fondamentale sarebbe quello di coinvolgere intorno all'azione di Rifondazione anche tutti coloro che sono vicini all'idea di Rifondazione ma che ancora oggi ne lavorano all'atere. Nella definizione del documento congressuale si è rimarcata tantissimo questa cosa, tanto che si è arrivata a dire che la stessa adesione al partito, lo stesso tesseramento non deve essere considerato come un semplice atto burocratico, bensì come un mezzo appunto per coinvolgere i compagni in una discussione costruttiva, in un confronto serio, non basato esclusivamente sulla composizione degli organismi dirigenti, quindi non ridurre tutta la discussione a una semplice conta, cosa che purtroppo sta accadendo negli ultimi tempi all'interno della Federazione di Frosinone. Noi ci troviamo in una situazione un po' imbarazzante, perché da una parte ci rendiamo conto, facendo le iniziative nei circoli dove lavoriamo, che rappresentiamo, aveva una grandissima risposta da parte dei cittadini. Le iniziative fatte sul Lodo Alfano e a Ceccano, Isolaliri, Piedimonte, Scurgola hanno dimostrato che c'è questa voglia delle persone di riprendere in mano la propria vita, quindi di avere di voler dire anche loro qualcosa, e come c'è stato un grande successo, un grande riscontro rispetto ai banchetti informativi e alle iniziative fatte sul Carovita e sulla scuola. Quindi da una parte ci rendiamo conto che la gente ci chiede la nostra presenza, quindi vuole che Rifondazione Comunista c'è e rimane e continua a lavorare, dall'altra c'è questa situazione paradossale che si è verificata nella Federazione di Frosinone, dove a quanto pare la discussione invece vuole essere chiusa in un angolo vuole che si cerca di far sì che questa situazione rimanga nelle mani di una parte dell'organismo dirigente della federazione. Questa situazione di Frosinone, collegata un po' al dibattito che sta avvenendo a livello nazionale, lascia un po' un senso di smarrimento nei compagni, che invece dal congresso e dalla linea che uscì dal congresso avevano ritrovato quella spinta, quell'entusiasmo, sì, che c'era venuto a mancare con le ultime elezioni politiche. Pure per permettere ai compagni di avere un panorama più ampio di quello che sta accadendo in Rifondazione Comunista,
di quello che Rifondazione vuole, Comunista vuole rappresentare, non solo su tutto il territorio nazionale, ma anche qua a Frosinone, si è deciso appunto di fare questa assemblea pubblica e di invitare il compagno della segreteria nazionale Pegolo. Io penso di aver fatto una panoramica un po' generale di quello che è successo. Rimarco solo che sulla questione provinciale la spaccatura c'è stata, per pure gli amici della stampa, c'è stata perché appunto non si è compreso qua dentro fino in fondo i motivi che ci hanno visto rientrare in una giunta dove eravamo stati cacciati poco meno di un anno fa. Soprattutto se andiamo a analizzare la situazione politica provinciale che si è sviluppata nell'ultimo anno, da quando noi facciamo parte della giunta Scalia ad oggi nel territorio della provincia di Frosinone sono cambiate tante cose, e queste cose non sono cambiate certamente in meglio, anzi c'è stato un degenerare della situazione politica su punti fondamentali che Rifondazione Comunista ha fatto sempre alla base della propria azione, quindi per quanto riguarda le politiche sociali, per quanto riguarda la crisi del mondo del lavoro, su queste cose dal punto di vista della provincia di Frosinone si può dire che non c'è stata e non c'è ancora oggi una politica molto chiara. Basti pensare alla questione dell'acqua, che ad oggi l'ente provincia e l'ente titolare della della gestione dei rifiuti con la controparte la CEA 25, a oggi la provincia non ha messo in atto un'azione volta comunque a limitare o almeno contrastare le continue e sempre più numerose inadempienze che la CEA perpetua ogni giorno su tutto il territorio della provincia di Frosinone. Anzi, con un colpo di spugna l'assemblea dei sindaci ha provveduto ad un aumento delle tariffe, un aumento con effetto retroattivo che di fatto in questo momento così particolare ha costituito un ulteriore problema economico per le famiglie della provincia di Frosinone. Quindi di fronte a una gestione che fa, scusate il gioco di parole, acqua da tutte le parti, di fronte alla continua mancanza di investimenti da parte dell'ente gestore, di fronte alla la diffusione di un servizio che ha perso in qualità ed efficienza nel passaggio da pubblico a privato, noi ad oggi abbiamo, si può dire, il silenzio della giunta Scalia. I singoli comuni sono andati avanti per azioni solitarie che hanno portato in parecchi casi la messa in moro della CEA, ma di fatto queste singole azioni, se non hanno dietro un'azione comune di tutti i sindaci e dell'intera provincia di Frosinone, non porteranno niente. Quindi questo è il primo problema della gestione dell'acqua. C'è la questione della precarietà che in provincia è aumentato, negli enti pubblici negli ultimi anni, provincia compresa, c'è un fiorire di contratti interinali e contratti precari che alla fine rappresentano solamente un'illusione per le giovani generazioni che non hanno la possibilità in alcun modo, a quanto pare, poi di venire stabilizzati in nessun modo, dato che quando scadono i 3 anni vengono presi e sbattuti fuori e cambiati con qualcun altro. Non è stato risolto il problema degli LSU, perché la multiservizio che era nata per assorbire gli LSU della provincia di Frosinone di fatto ancora non ha provveduto a questo, anzi ha provveduto a indire un bando per l'assunzione di 100 persone riservando solo 30 posti agli stessi LSU, e non si è fatta nessuna azione politica concreta sulla questione ambientale. Cioè Legambiente ha definito Frosinone l'ultima provincia d'Italia, assistiamo ogni giorno a lettere che vengono e a documentazioni che vengono recapitate ai nostri sindaci che mettono sempre più in luce l'allarme ambientale che c'è nella Valle del Sacco, con terreni e fiumi avvelenati. Oggi non per ultimo c'era la notizia dell'inquinamento del fiume Cosa con l'arsenico, mi sembra, quindi c'è una situazione disastrosa. E rispetto a tutto questo il nostro partito purtroppo fossilizzato su questa diatriba interna non ha assunto una posizione politica
chiara, come non ha, non ha subordinato l'ingresso in questa giunta, che a quanto pare dovrebbe avvenire tra poco per volere della maggioranza, a nessun impegno concreto rispetto a queste cose. Noi stiamo rientrando in una provincia dove ha fatto un taglio al diritto allo studio e contemporaneamente continua a mantenere in vita due consigli di amministrazione sull'aeroporto, un aeroporto che è stato il motivo che ci ha visto estromessi dalla giunta Scalietti, di cui ora non ne parla più nessuno, ma non ne parla più nessuno semplicemente perché, vista la crisi del sistema aeroportuale in Italia, hanno capito che probabilmente non ci sarà la speranza di fare questo aeroporto. Però domani si rinizierà con questa storia, quindi sono rimasti aperti tutti i punti interrogativi che ci facevano titubare a stare all'interno di questo centro-sinistra. E si è andati verso un accordo che, di cui sinceramente non riusciamo a capire le motivazioni alla base, senza considerare, e questa è la cosa che ci preoccupa di più e per cui abbiamo chiesto un intervento del nazionale, che questo fatto, questo accordo fatto adesso in questo modo ingessa e blocca tutta una discussione futura per la costruzione del centro-sinistra alle prossime elezioni, perché è chiaro che rientrando oggi e rientrando in questo modo sarà più difficile introdurre nel prossimo programma quei paletti programmatici che forse era meglio iniziare a mettere avanti sin da adesso. E l'altro problema forte che resta e che ci lascia titubanti è quello delle alleanze. Leggendo i giornali si continua ad esaltare questa riunione del centro-sinistra in provincia, ma poi singolarmente i vari partiti danno segnali in senso opposto. Il Partito Socialista pone le proprie questioni e avanza la propria candidatura del Presidente, l'Italia dei Valori pone anche l'eventualità, come leggevo sulla stampa qualche giorno fa, dell'ipotesi di andare da soli. L'unica cosa che pare certa è l'occhiolino fatto dal Partito Democratico all'UDC, quindi l'Unione di Centro. Unione di Centro che di fatto ha già votato il bilancio e quindi di fatto è come se avesse fatto un passetto verso una futura unione con il centro-sinistra, e Unione di Centro con cui il Partito della Rifondazione Comunista ha ben poco con cui condividere. Quindi, considerato che ci eravamo assunti un impegno di fare il partito veramente alternativo nella politica di questo paese, quindi alternativo anche al PD, quindi valutando concretamente le ipotesi di un accordo su fatti e programmi effettivamente, quindi non il governo, cioè facciamo il centro-sinistra perché dobbiamo andare al governo del paese perché vince la destra, altrimenti viene al governo della provincia, ma fare quegli accordi solo dove il governo, quindi entrare nel governo di un'istituzione, può portare verso la politica di Rifondazione Comunista. Tutto questo oggi non c'è e si prospetta questo panorama che ci mette in grave difficoltà con noi stessi e il nostro modo di considerare la politica. Quindi, per rassicurare pure i compagni, abbiamo invitato il compagno Pecolo a dire la parola. Ho preso la lista unitaria. L'altra sì, è la lista unitaria, dove che è presente nel documento del segretario di federazione l'ipotesi di andare verso una lista unitaria in provincia di Frosinone. Questa è un'altra cosa che non riusciamo a capire, visto che comunque a Frosinone il problema di eleggere il consigliere comunale, il consigliere provinciale, non l'abbiamo mai avuto, quindi non riusciamo neanche in questo caso a capire il perché si tenderebbe una manovra del genere. Finito? Sì. Vabbè, intanto salutiamo la compagna Nevia Porcia, consigliere provinciale eletta nelle file di Rifondazione Comunista, ma da indipendente. E farei dire subito qualcosa al compagno Pecoro, sì, e poi apriamo il dibattito. Durante l'intervento del compagno Pecoro, io, per chi si prenota così, Intanto compagni, vi ringrazio dell'invito a questa iniziativa, perché mi offre l'opportunità di illustrare quella che è la linea del nostro partito e fare anche il punto sulla nostra iniziativa politica. So bene le vicende che sono avvenute a Frosinone. Avrò
nel corso di questo mio intervento l'opportunità anche di precisare le posizioni del partito in merito alle questioni istituzionali. Vorrei innanzitutto partire da una considerazione. Noi siamo reduci da un risultato elettorale come sinistra l'arcobaleno estremamente deludente, che ci ha costretti come partito a riverificare tutta la linea, modificandola in maniera significativa. La linea che ci ha portato a questo risultato lo si può dire con una certa serenità. Era una linea che non ha trovato conferma nei fatti. Questa linea partiva dal presupposto che da un lato Rifondazione dovesse avere un ruolo nell'ambito del governo collaborativo e tuttavia questo ruolo di governo non è riuscito a condizionare significativamente le politiche di questo governo, determinando una delusione a sinistra che abbiamo poi potuto verificare anche concretamente nel risultato elettorale e anche in una crescita dell'astensionismo a sinistra molto significativo. E in secondo luogo quella linea partiva dal presupposto che il superamento di Rifondazione Comunista per la costruzione di un nuovo soggetto della sinistra avrebbe potuto catturare grandi consensi nel paese. L'esperienza elettorale ci ha dimostrato che anche questo elemento non trovava una conferma a livello sociale e che anzi l'assenza di Rifondazione Comunista con la sua caratterizzazione anche simbolica ha significato niente di più che un abbandono da parte di un pezzo significativo del nostro elettorato e certamente un disimpegno anche da parte del nostro corpo militante. Questo congresso ha sancito una svolta. Questo congresso ha stabilito nel suo documento finale che Rifondazione Comunista deve essere il perno di una battaglia di opposizione e attraverso questo suo ruolo deve ricostruire una sua immagine, un suo profilo in questo paese. Ben inteso, rivendicando la propria identità politica e partendo dal presupposto che un partito comunista oggi non è un orpello del passato, ma è anzi la condizione essenziale per far fare un salto di qualità all'intera sinistra di questo paese. Questa è stata la linea che è emersa dal congresso e io credo che a distanza di pochi mesi possiamo già trarre un bilancio. Un bilancio che deve muoversi da un lato nell'analisi concreta della situazione che si è prodotta in questo paese, dei suoi problemi, e da un altro lato nei risultati che Rifondazione Comunista, in virtù di questo nuovo corso, è riuscita a ottenere nel corso di questi mesi. Da questo punto di vista a me pare che si possa dire questo. La situazione di questo paese è per molti versi paradossale dal punto di vista politico, per queste ragioni. Un governo di destra si è affermato elettoralmente,
e questo governo ha immediatamente impresso alla sua azione alcuni orientamenti che vanno da un lato nella direzione di supportare i poteri forti del paese nel loro tentativo anche di ridimensionare le forze sociali di sinistra. Penso in modo particolare alle minacce che gravano sulla contrattazione nazionale e che trovano sponda in questo governo, ma anche una linea molto chiara dal punto di vista sociale che tende a operare tagli molto significativi alla spesa sociale. Vale per la questione della scuola, ma vale per esempio anche per gli enti locali. C'è un'aggressione, cioè, che questo governo porta avanti un po' a tutto il sistema del welfare nel paese. E accanto a questo opera una torsione antidemocratica fatta di tutta una serie di provvedimenti che vanno dalle questioni della sicurezza fino a quelle odiose norme che servono in qualche modo a tutelare il leader di questo schieramento da possibili procedimenti giudiziari nei suoi confronti. Questa situazione ovviamente mette le forze sociali in una condizione di difficoltà, riduce quelle che sono le tutele nei confronti delle fasce più deboli, minaccia anche la democrazia di questo paese. Però la riflessione che io vi voglio proporre è la seguente: questa linea ha un elemento di grande debolezza, e la debolezza è soprattutto legata in primo luogo alla nuova situazione economica di questo paese, che a sua volta è legata a questa crisi globale che si sta determinando. Perché? Perché questa crisi non è soltanto di tipo finanziario, ma incide anche concretamente sulla struttura economica e quindi minaccia il lavoro e le condizioni sociali. E di fronte a questa situazione, che sta diventando sempre più drammatica, non solo nel nostro paese, ma a livello internazionale, la politica di questo governo è evidentemente non solo incapace di dare una risposta a questa crisi, ma per molti versi tende addirittura a peggiorarla, perché nel momento in cui erode ancora di più i livelli di reddito, finisce con il favorire ulteriormente questo stato depressivo dell'economia e della condizione sociale. Lo dico perché in una situazione di questo genere grandi rischi gravano sulle fasce popolari di questo paese. Però possiamo anche dire che queste situazioni estreme sono anche le situazioni nelle quali una sinistra che sappia fare il suo mestiere ha la possibilità di mobilitare delle forze nel paese, proprio per l'acutizzarsi della condizione economica e sociale. In fin dei conti, se noi in qualche modo lasciamo il nostro paese e volgiamo lo sguardo a livello internazionale, non possiamo non renderci conto come il successo dei democratici nelle elezioni presidenziali americane sia anche legato in maniera significativa alla condizione di crisi economica e sociale. Perché le ricette della destra in un momento di crisi di fatto non sono in grado di affrontare il problema, oppure lasciano in qualche modo le dinamiche spontanee al mercato, con il risultato che la condizione sociale tende a precipitare proprio nel baratro. Gli americani si sono resi conto di questo. Barack Obama ha vinto in larga misura per questi motivi, ed è ragionevole ritenere che anche nel nostro paese non sia sostenibile per molto tempo questa politica restrittiva che viene portata avanti dalla destra. Ma in una condizione di questo tipo c'è un paradosso nel nostro paese, e il paradosso è rappresentato dal fatto che non esiste una opposizione degna di questo nome.
Il Partito Democratico è il maggior responsabile di questa situazione. Ha tentato timidamente di reagire nell'ultimo periodo, ha anche indetto una grande manifestazione, ma come si vede tende ad essere balbettante nei confronti della politica del governo, e la ragione, prima ancora che di natura politica, è legata alla fisionomia anche sociale del Partito Democratico, e cioè il fatto che questo partito ha costruito in qualche modo la sua identità partendo da due presupposti. L'uno, che dovesse cercare di ottenere nuovi consensi al centro, e in secondo luogo che dovesse porsi quasi come alternativa alla destra nel rapporto con i poteri forti. Oggi questi vincoli impediscono in larga misura a questo partito di poter svolgere questo ruolo essenziale nella battaglia di opposizione. E peraltro, cosa potrebbe fare un Partito Democratico rispetto all'aggressione al contratto nazionale da parte di Confindustria? Avrebbe una grande difficoltà a recidere quei rapporti significativi che ha con questo settore dell'economia italiana. E così ancora, fino a che punto potrebbe cimentarsi in altre battaglie, per esempio la difesa del ruolo pubblico, eccetera, mentre nello stesso tempo accarezza l'idea di costruire un nuovo rapporto con l'UDC? Questi sono i limiti intrinseci che ha un'opposizione portata avanti dal Partito Democratico. E se volete, quello che sta avvenendo nel corso di queste settimane è molto significativo per il fatto che la battaglia di opposizione si sta producendo in qualche modo malgrado l'assenza di un'adeguata battaglia di opposizione da parte delle forze politiche. Quello che si sta verificando è un nuovo protagonismo a livello sociale che ha dei caratteri per molti versi nuovi. Questa battaglia sulla scuola è veramente un fenomeno inedito nella nostra esperienza. Non perché non vi siano stati nel passato grandi mobilitazioni intorno al tema della scuola, perché non vi siano stati grandi lotte studentesche, però la differenza rispetto a prima, secondo me, sta da un lato nel profilo sociale di questa battaglia, che ha una dimensione come raramente la si è vista nel passato. Qui non ci sono in azione soltanto i giovani e gli studenti. Qua ci sono i professori, gli insegnanti e ci sono le famiglie. Ci sono i genitori dei bambini delle elementari. C'è insomma una base popolare estremamente ampia che si è mobilitata, e non tanto per effetto delle forze politiche o marginalmente per effetto della mobilitazione delle organizzazioni sindacali, è stata una mobilitazione in larga misura spontanea che viene dal basso. È un fatto straordinario, che ci dice però del fatto anche che questa mobilitazione ha in qualche modo sostituito le forze politiche di opposizione nella loro iniziativa. Così come credo che sia di grande importanza una ripresa di conflittualità nel mondo del lavoro, in modo particolare da parte della CGIL, che ha avuto anche il coraggio, e dobbiamo riconoscerlo, di separare le proprie responsabilità dalle altre organizzazioni confederali, arrivando oggi alla proclamazione di uno sciopero generale. Un fatto di grandissimo rilievo, e che dimostra che questa società è ancora viva, ha voglia di battagliare, non è rinunciataria. Però qui sorge il nostro problema politico di fondo come rifondazione. Questo paradosso di una realtà sociale che si anima e di una sinistra politica o anche banalmente democratica che non si mobilita adeguatamente. E io credo da questa constatazione viene fuori in qualche modo una verifica anche, io credo, della giustezza della nostra linea politica. Perché quando noi abbiamo posto in conclusione di questo congresso
due pilastri fondamentali della nostra iniziativa. Da un lato la collocazione in una battaglia di opposizione nei confronti di questo governo e dei partiti, e dei poteri forti, e da un altro lato la nostra autonomia rispetto al Partito Democratico. Noi abbiamo posto due condizioni essenziali per poter svolgere un ruolo in questa condizione concreta. Perché dico questo? La scelta dell'opposizione è evidente. Quello che manca è proprio una sinistra di opposizione in questo paese, e il fatto che Rifondazione Comunista voglia coprire quel vuoto politico è un fatto di grande importanza. Ma l'autonomia dal Partito Democratico è altresì la condizione essenziale per poter svolgere questa battaglia di opposizione, perché l'impaccio con cui procede il Partito Democratico in questa sua battaglia di opposizione ci sta anche a dimostrare che se una forza come Rifondazione Comunista, magari per ragionamenti di tipo tattici proiettati alle prossime elezioni, dovesse legarsi al carro del Partito Democratico, finirebbe con non poter svolgere quella funzione sociale che vuole svolgere. Quindi, battaglia di opposizione e autonomia del Partito Democratico sono due condizioni strettamente intrecciate per poter svolgere questa funzione fondamentale. Io devo dire che l'esperienza che abbiamo condotto in questi mesi, in cui Rifondazione Comunista è tornata in campo, da un lato con la lotta contro il caro vita, ma poi sostenendo in maniera attiva questo movimento sulla scuola, rilanciando la battaglia attraverso la raccolta di firme per il referendum contro quelle norme odiose portate avanti dal governo per proteggere Berlusconi, e più in generale l'iniziativa che abbiamo svolto, sono elementi di grande importanza, e secondo me Rifondazione Comunista con questo tipo di ruolo ha recuperato un suo ruolo all'interno di questo paese. Certo, questo non significa che la nostra iniziativa sia ancora adeguata, nel senso che noi dovremmo fare molto di più di quello che effettivamente facciamo. Però, secondo me, la strada è quella giusta, è la strada che ti consente di raccogliere consensi, ti consente di essere protagonista di questo movimento di lotta e di intercettare anche un rapporto con questi soggetti sociali che si stanno muovendo. Di cosa c'è bisogno oggi? Io credo che ci sia bisogno di rafforzare questa presenza politica del nostro partito, ci sia bisogno anche di una funzione di unificazione di questi movimenti, e un partito politico può svolgere un ruolo importante, ma credo che ci sia anche bisogno di dare in qualche modo una prospettiva all'insieme della sinistra di questo paese, a partire da una piattaforma, da alcuni contenuti unificanti. Certo, la mobilitazione sullo sciopero generale vedrà da parte del sindacato anche alcune indicazioni, alcuni obiettivi che oggettivamente sono unificanti, ma noi abbiamo bisogno come sinistra politica di qualcosa di più. Noi dobbiamo avere in qualche modo una piattaforma che consenta di reggere a questa crisi di proporzioni enormi, cercando in qualche modo di risollevare questo paese, di difendere i redditi più bassi e di tutelarci rispetto a questa crisi. Occorre una piattaforma che preveda un ruolo significativo dello Stato. Pensate soltanto al paradosso di fiumi di denaro che vanno a salvare le banche e che poi magari, voglio dire, non si traducano neanche nella capacità dello Stato di incidere nelle decisioni del sistema bancario, cosa assolutamente assurdo. Così come c'è bisogno di un programma di rilancio, di iniziative che in qualche modo consentano da un lato di sostenere i redditi, ma da un altro lato di rimettere in moto il meccanismo di sviluppo. E occorre anche che questo avvenga non
semplicemente seguendo l'andazzo dello sviluppo che si è prodotto finora, ma facendo in modo che questo sviluppo abbia una qualità nuova dal punto di vista della tutela dell'ambiente, dal punto di vista dello sviluppo della ricerca. Insomma, quello che occorrerebbe è una sinistra forte, fortemente connessa a livello sociale, con un disegno complessivo in grado di reggere l'urto di questa crisi. Noi lavoriamo per questa prospettiva. Questo è l'obiettivo che Rifondazione Comunista si dà, e in questo percorso consideriamo la mobilitazione nell'ambito dello sciopero generale e gli sviluppi ulteriori come elemento fondamentale. Devo anche dire che in questo approccio la difesa dell'identità di Rifondazione Comunista è una condizione essenziale. La nostra autonomia politica è una condizione essenziale, non solo per proteggerci dalle sbandate del Partito Democratico, ma anche per svolgere un'azione positiva nei confronti dell'insieme della sinistra. La nostra idea di unità della sinistra, a differenza di quella che ci era stata proposta anche all'interno di questo partito e che poi è stata battuta in questo congresso, è un'unità costruita sulle cose, sui contenuti. È un'unità che oggi si misura o si deve misurare sul sostegno a questo movimento sulla scuola, contro il progetto di ridimensionamento della Gelmini. È un'unità che si basa oggi sulla difesa del contratto nazionale di lavoro, che si basa sulla difesa della democrazia all'interno di questo paese. Questa è l'unità di cui noi abbiamo bisogno per quanto riguarda la sinistra di questo paese. Ed anzi, io credo che è partendo da questa centralità dei contenuti che tu puoi far fare un salto di qualità alla sinistra di questo paese, e che anzi sia totalmente sbagliato invertire l'ordine delle cose, cioè partire prima da una sorta di operazione tutta politicista di unificazione di queste forze e poi affrontare il tema dei contenuti. Non va bene così. Così non si va da nessuna parte, non si è credibili e alla fine si subiscono dei tracolli a livello elettorale. Ora, come si traduce questo nostro orientamento per quanto riguarda le nostre scelte politiche locali? Allora qui noi dobbiamo rapportare questa linea generale, questa ispirazione politica generale, a delle scelte coerenti per quanto riguarda gli ambiti locali. Ecco, io credo che noi dobbiamo essere molto chiari da questo punto di vista. Innanzitutto io credo che la politica locale debba recuperare il valore della priorità dei contenuti sulle formule politiche. Cioè Rifondazione Comunista, ma anche le altre forze di sinistra, possono partecipare ad esperienze di governo, ed anzi il loro ruolo può essere molto importante. Ma a condizione che questa loro partecipazione sia rispettosa di una coerenza dal punto di vista dei contenuti, che cioè la loro presenza serva in qualche modo a spostare più in avanti il contenuto delle amministrazioni, delle politiche delle amministrazioni locali. Noi veniamo da un'esperienza per quanto riguarda i governi locali delle forze di sinistra, ma in parte anche del nostro partito, in cui anche un po' sull'onda di questo nostro coinvolgimento di governo è venuto progressivamente meno l'attenzione per i contenuti delle politiche locali, mentre è diventato nettamente preminente l'esigenza di concorrere a qualsiasi costo alla formazione dei governi locali, o per non rimanere esclusi
o per garantirsi una rappresentanza istituzionale o in alcuni casi anche come elemento di legittimazione individuale di una serie di personaggi. Questo tipo di impostazione è negativa. Questo tipo di impostazione è negativa anche perché questa deriva politica del Partito Democratico ha avuto anche degli effetti negativi sui piani locali. Voi pensate alla stagione dei sindaci sceriffi, con tutte le misure sulla sicurezza, molte volte inutili e dannose e gravi. Ma questo ha significato anche molte volte da parte del Partito Democratico una forte spinta sulle privatizzazioni a livello locale. Una caduta dell'attenzione nei confronti delle questioni ambientali. E quindi una sinistra che si rispetti, anche il nostro partito, nell'affrontare problemi come quelli dei governi locali, deve mettere al centro alcune priorità e deve cercare di essere molto rigoroso nella scelta di queste priorità. Ovviamente io conosco la situazione della Federazione di Frosinone, ho letto i resoconti sui quotidiani, ho avuto occasione di sentire molti compagni. Mi dispiace che la segreteria della federazione non abbia chiesto un minimo di rapporto con le strutture dirigenti che intervengono su queste tematiche. Mi risulta anche che il responsabile regionale degli enti locali sia intervenuto, ma mi pare con risultati molto limitati, anzi nulli, direi. Forse se avessimo potuto scambiarci delle opinioni fra il gruppo dirigente locale e quello nazionale, avremmo potuto anche affrontare queste questioni in una maniera, diciamo, avveduta, lungimirante. Io non ho nulla da obiettare al fatto che un gruppo dirigente decida il rientro in una amministrazione. Però questo può avvenire solo ad alcune condizioni. E dico che occorrono in particolare alcune condizioni quando la situazione è resa più complessa dal fatto che tu sei stato scacciato da un'amministrazione provinciale e punti a rientrarci pochi mesi prima della scadenza elettorale. In questi casi, se tu vuoi rientrare in un'amministrazione, io credo che sia assolutamente necessario che le condizioni di questo tuo rientro prevedano sia sul piano dei contenuti che sul piano delle formule di governo il rispetto di alcune condizioni. Quali sono queste condizioni? Innanzitutto che il profilo programmatico sia condiviso, che non entri in contraddizioni con le tue posizioni di partito. Io non mi permetto adesso di discutere delle scelte che sono state fatte. Ma io vorrei sapere se gli aspetti programmatici che furono all'origine della nostra cacciata dalla giunta provinciale sono stati superati in positivo. Perché secondo me questa è la condizione minima per un rientro in una maggioranza da cui ti hanno cacciato. A me risulta che qui fosse in discussione la vicenda dell'aeroporto. Ed è vero che questa vicenda ha subito dei travagli e che oggi vi è un punto interrogativo.
però io personalmente ho letto anche le dichiarazioni di questo presidente della provincia che continua ad invocare la realizzazione di questo aeroporto. È questo conciliabile con la nostra posizione politica? Dopo che a me risulta che tutto il partito si dichiarò contrario all'epoca alla realizzazione di un aeroporto in quella particolare collocazione, cioè in una zona che già dal punto di vista ambientale era fortemente compromessa? Questo è il primo interrogativo che pongo. E il secondo interrogativo che pongo è il seguente. La presenza in una giunta di Rifondazione Comunista, l'assunzione di una responsabilità di governo, deve quantomeno chiarire un punto. Qual è il confine della maggioranza politica di cui si fa parte? Io leggo sui giornali in continuazione dichiarazioni di esponenti del Partito Democratico di Frosinone che dicono che vogliono fare l'alleanza con l'UDC. Noi, quando siamo rientrati in questa amministrazione, abbiamo posto dei vincoli da questo punto di vista? Abbiamo detto che la nostra entrata è incompatibile con l'associazione dell'UDC? Perché, cari compagni, qui vorrei che fosse chiaro fra di noi, e mi dispiace che non sia presente il segretario della federazione, noi come partito ci consideriamo alternativi all'UDC nei governi locali. Questo non significa che noi non siamo disponibili a dialogare con l'UDC in particolari condizioni. Per esempio, nell'impegno contro la prevista modifica della legge elettorale sulle europee, noi abbiamo dialogato con tutti, anche con l'UDC. Ma noi non è che possiamo far finta di non sapere che l'UDC è una forza moderata e centrista che punta a realizzare degli accordi o con il centrodestra oppure con il Partito Democratico a condizione che l'asse politico sia incentrato su una prospettiva dichiaratamente moderata. Questi sono dati di fatto. Di fronte all'alleanza che si è prodotta in Trentino fra l'UDC e il Partito Democratico, intervistato, Casini ha dichiarato che quell'alleanza l'hanno fatta perché non era compresa la sinistra e perché aveva un taglio dichiaratamente moderato. È chiaro? Allora io chiedo, vi è stata a Frosinone da parte del nostro partito l'esplicitazione di questa nostra alternatività all'UDC? Vi è stata? No. Ecco. Se non vi è stata, è molto grave. È molto grave perché gli esponenti del Partito Democratico non fanno altro che dire che vogliono questa alleanza, perché l'UDC, mi risulta, abbia votato anche il bilancio, credo. Sì. E quindi siamo di fronte ad una situazione che fa presumere che si vada rapidamente verso un coinvolgimento dell'UDC nel governo della provincia. Rifondazione Comunista è in grado di reggere insieme all'UDC il governo di una provincia? No. Se lo fa, ne paga le conseguenze in primo luogo con i suoi elettori. Si possono fare operazioni di questo tipo? No, perché si fa saltare la linea di un partito, perché non si è più credibili. Ho letto oggi su Liberazione un lunghissimo documento di Bertinotti, 15 tesi per la sinistra. Vi ho letto alcune modifiche della sua posizione politica. Alcune non mi convincono per nulla, ma qualcosa di positivo l'ho trovato. Per esempio, quando il compagno Bertinotti dice che noi, insomma, dobbiamo concepirci come un soggetto autonomo rispetto al Partito Democratico. Va bene,
Ma si può essere autonomi dal Partito Democratico se poi si fanno le alleanze anche con l'UDC? No. Salta tutta l'impostazione. Ma questi due punti sono molto importanti, ma ve n'è un altro sulla partita amministrativa sulla quale noi dobbiamo chiarirci. E che purtroppo riemerge in alcune realtà locali, fra cui Frosinone, ma non solo Frosinone. Ed è la questione del come Rifondazione Comunista intende presentarsi alle prossime elezioni amministrative. Ben inteso, in questo partito tutti hanno il diritto ad esprimersi, a sostenere le loro posizioni, avere idee anche diverse rispetto alla nostra presentazione alle prossime elezioni amministrative. Però è anche bene che si chiarisca qual è la linea del partito, in modo tale che ognuno sa se le scelte che fa o che intende fare è conforme a questa linea o è in dissonanza rispetto a questa linea. E allora lo voglio dire con grande chiarezza. Noi come gruppo dirigente nazionale, e nelle prossime settimane verrà esplicitata la posizione politica del partito su questo punto, non intendiamo dar vita alle prossime elezioni politiche a liste unitarie della sinistra. Non intendiamo farlo per una ragione semplice. Perché noi intendiamo presentarci come Rifondazione Comunista con il proprio simbolo. Perché riteniamo che sarebbe molto grave far sparire dalle schede elettorali la presenza di Rifondazione Comunista. L'unità della sinistra, se si vuole praticare in un ambito come quello di un comune o di una provincia, è facilmente realizzabile anche in modi diversi dalle liste unitarie di sinistra. Abbiamo un sistema di apparentamenti che consentono a delle forze di sinistra di fare fra di loro un'alleanza su un programma, mantenendo la loro identità. Direi di più, il sistema elettorale che vige nelle province e nei comuni è da questo punto di vista quanto di più favorevole possa esistere, ha altri elementi discutibili, ma da quel punto di vista lì consente in maniera facile di stabilire alleanze senza far venir meno l'identità dei vari soggetti. Quindi non ha alcun senso rinunciare alla presentazione di Rifondazione con il proprio simbolo in presenza di un simile sistema elettorale. Vi possono essere eccezioni? Sì, vi possono essere eccezioni, ma devono essere eccezioni ragionevoli, comprensibili, giustificabili. Allora, quando io mi trovo di fronte ad un comune sopra i 15.000 o ad una provincia in cui Rifondazione Comunista è in grado di eleggere da sola, non mi passa neanche per l'anticamera del cervello di sciogliere Rifondazione Comunista in una lista civica di sinistra. Io però ho letto che in questa federazione vi sono state dichiarazioni secondo le quali si accarezza l'idea alle prossime elezioni provinciali di presentare una lista unitaria della sinistra anziché il partito, anziché il simbolo del partito. E qui dovremmo chiarirci. Guardate, io questo non lo ritengo solo un gravissimo errore per quanto riguarda proprio la visibilità del partito, ma la ritengo una vera e propria sciocchezza dal punto di vista delle regole, diciamo, basilari della competizione elettorale nelle amministrazioni locali. Non ne faccio una questione astratta di linea politica. Parlo su una base di una considerazione, se volete, banale,
frutto di una verifica nel corso di questi anni, dell'esperienza pratica. Da sempre, quando abbiamo dovuto presentare delle liste civiche di sinistra, frutto del raggruppamento di più partiti, abbiamo ottenuto dei risultati elettorali inferiori alla somma degli elettorati di questi partiti e in diversi casi inferiori ai soli voti di Rifondazione Comunista. Vorrei dire che c'è quasi stata una regola matematica in questo, e non mi riferisco solo all'esito negativo nelle ultime elezioni amministrative di questa primavera che hanno confermato questo che vi dico, ma anche nell'esperienza negli anni precedenti. Ogni qualvolta noi abbiamo fatto queste operazioni abbiamo ottenuto dei risultati deludenti. Non solo, ma in moltissimi casi, ogni qualvolta il partito ha operato queste scelte, ha regalato ad altri partiti politici la propria rappresentanza istituzionale. Come è avvenuto puntualmente nelle ultime elezioni amministrative di questa primavera, dove se voi andate a vedere l'effetto delle liste della sinistra all'arcobaleno dal punto di vista dei risultati elettorali, dal punto di vista degli eletti, troverete confermate queste cose. È credibile che un partito che si è scottato in questo modo soltanto pochi mesi fa torni adesso a riproporre scelte di questo tipo? Io credo che esiste un limite anche alle vocazioni suicide dei soggetti politici. È chiaro? Trovo peraltro molto curioso l'idea che alcuni compagni hanno di mobilitare il nostro partito e molte volte solo il nostro partito per sostenere magari una lista unitaria di sinistra che ci darà meno voti e magari ci farà perdere anche qualche rappresentante istituzionale. Da questo punto di vista io inviterei tutti quanti ad essere pacati e a spostare in qualche modo la riflessione. Io comprendo che in questo partito vi sia ancora molto presente l'effetto provocato dallo scontro congressuale. E mi rendo anche conto che quando un partito è diviso quasi al 50%, parlo a livello nazionale, la tentazione a mantenere perenne questo stato di scontro, magari animati anche da un desiderio di rivincita, sia forte. Lo posso comprendere. Però credo anche che uno sforzo per introdurre elementi di razionalità sia richiesto a tutti. Possiamo noi in qualche modo, e lo dico tutti inteso tutto questo corpo del nostro partito, far finta che non sia successo niente nelle ultime elezioni politiche, far finta che l'esperienza della sinistra arcobaleno non sia naufragata, far finta che non abbiamo neanche più una rappresentanza elettorale in virtù di quella scelta, far finta di non vedere quello che si è prodotto nelle amministrazioni locali? Possiamo in qualche modo, in nome di un astratto progetto politico, non tener conto dei dati di fatto materiali, concreti? No, io credo che non lo possiamo fare. E quando dico questa cosa, ovviamente mi riferisco a tutto il partito. Perché si può tirare la propria coperta da una parte o dall'altra, ma non si può far finta di non vedere la realtà, quello concretamente che c'è. Credo che quindi sia utile che noi riflettiamo con attenzione a tutte queste vicende. Credo che poi la soluzione dei nostri problemi come partito e anche la possibilità della ricostruzione di un'unità all'interno di questo partito debba partire da una considerazione, una,
che però è basilare. Guardiamoci intorno, guardiamo quella che è la sinistra di questo paese, guardiamo lo stato della sinistra di questo paese. A me pare che se siamo obiettivi dobbiamo riconoscere che se oggi è ancora in piedi una sinistra, lo si deve, lo si voglia o no, al fatto che ancora esiste questo partito. Perché io, guardando fuori da questo partito e guardando fra le altre forze di sinistra, vedo una condizione estremamente difficile, vedo un indebolimento che fa paura. Prendiamo allora atto di questo fatto e abbiamo la consapevolezza che o noi ci impegniamo tutti quanti per rilanciare questo partito, per garantirne la sopravvivenza e anche il successo elettorale, facendo così abbiamo tutti una prospettiva politica, e dico tutti, maggioranza e minoranza all'interno di questo partito. Ma se invece non ci si fa carico di questo e in qualche modo si mina l'esistenza di questo partito, a me pare che alla fine non esista il futuro politico per nessuno. E vorrei anche dire, rispetto al nostro dibattito interno, e lo dico nel momento in cui mi pare che vi sia un ripensamento da parte di alcuni compagni su ipotesi anche scissioniste, vorrei dire, come mi pare di aver già detto una volta qui, che al di fuori di Rifondazione Comunista non esiste oggi la possibilità di costruire un altro partito di sinistra. Al di fuori di Rifondazione Comunista c'è solo un percorso che conduce all'entrata nel Partito Democratico. Queste sono le considerazioni che io credo noi dobbiamo fare rispetto a questa situazione, e io mi auguro che anche in questa federazione alla fine si possano superare gli elementi di scontro che si sono prodotti, ma questo può avvenire soltanto se si riflette attentamente sulle scelte che si fanno e non si compromette in qualche modo anche la prospettiva futura del nostro partito. Grazie. Ringraziamo il compagno Pegolo, e ha chiesto la parola Antonio e poi Ornella, e nel frattempo di questi due interventi, no, i compagni vogliono fare male. Alla fine diciamo che prima dei 10 minuti io forse un po' più anche prima, sì. Antonio.